Approfitterei, già che ci siamo, proprio per discutere anche giusto un attimo di queste questioni con una nostra, con la mia amica, insomma con la dottoressa Elisabetta Maresio, che è psicologa, e così approfittiamo giusto un attimo della sua cortesia per valutare questo tipo di problematiche. Che sono uscite in questi giorni. Ne prendo, eccoci, dottoressa, se riesce solo a spostare in orizzontale il telefono, così abbiamo una migliore inquadratura. Eccoci qua. Allora, adesso tra un po'. Allora, abbiamo. Perfetto. Lei va bene? Perfetto, Ok. perfetto. Ottimo, ottimo. Dobbiamo, come dire, attaccarci un attimo alla realtà, no? Perché in questi giorni, rispetto poi a quello di cui abbiamo discusso l'ultima volta che ci siamo sentiti, c'è questa, si sta creando questa contrapposizione, se vogliamo, no? Anziani da una parte, giovani dall'altra, per via proprio di questa ipotesi di chiedere, mettiamola così, alle persone oltre i 60 anni di stare a casa ancora per questioni sempre che riguardano l'emergenza. Che cosa rischiamo da questo punto di vista, dottoressa? Cioè che questa contrapposizione generazionale che è insita più o meno in ognuno di noi da quando uno comincia a crescere, vuole certamente ribellarsi, eccetera, sia proprio cristallizzata in questo momento? Ma in realtà, guardi, intanto buongiorno a tutti. Francamente è interessante come questo si incroci con gli studi che avevamo fatto e che stiamo ancora continuando con il questionario presso insieme che invito sempre a compilare. C'è stata una significatività interessante tra il concetto di benessere che per diciamo i più giovani era ancora mantenuto rispetto ai valori che abbiamo invece trovato per gli anziani, in cui c'era un aggravamento molto forte, veniva documentato dai dati del questionario. Viceversa, c'era una situazione completamente opposta sul versante dei sintomi depressivi, che erano maggiori per i giovani e andavano a decrescere con l'età. Tutto questo ci dice che sostanzialmente per chi ha un'età superiore ai 60 anni, ovviamente c'è la necessità di avere quelle forme di benessere assolutamente naturale che si avevano fino a prima, cioè il fatto di poter avere hobby, poter avere amici, poter avere dei contatti reali, perché uno sa che è giovane, ma la sua vita che ha davanti non sarà infinita. Viceversa, i giovani avevano delle capacità indubbiamente maggiori per quanto riguardava l'uso dei social, per cui da questo punto di vista non hanno risentito di una forma di dire non dormo di notte, mi sento angosciato per questo, però hanno risentito viceversa di una mancanza di resistenza psicologica che invece gli anziani o comunque i meno giovani hanno, perché hanno una carenza di esperienze positive, hanno una carenza, sa che noi psicologi siamo innamorati del termine resilienza, no? Ma Che è la sì, capacità di ovviamente. affrontare i traumi senza distruggersi. Questo è un trauma a tutti gli effetti. Allora, per chi ha esperienze positive nella vita inizia a dire va bene, ok, ho visto che dalle cose negative se ne esce. Viceversa, purtroppo per i giovani questo non è possibile perché le esperienze sono limitate. È un periodo in cui i giovani hanno bisogno, come tutti noi, quando siamo stati adolescenti e giovani, di esplorare il mondo. Faccia conto che per loro, l'abbiamo detto tante volte anche in altri appuntamenti, no? Che l'adolescente, il giovane ha una visione proprio esplorativa del mondo, ma anche perché il suo stesso cervello lo richiede, no? Non è razionale come il nostro. Faccia conto che è come per noi svegliarsi la mattina, volersi vedere come siamo, ma non avere nessun tipo di specchio. Questo è quello che stanno provando i giovani, giovani che peraltro hanno di fronte, al posto di avere tutta una vita con tante possibilità, hanno di fronte un virus che fa paura,
a tutti, e sostanzialmente una possibile crisi economica che li spaventa sempre di più. Ed è per questo che un dato molto triste è stato il suicidio, come è stato annunciato dalle principali emittenti, di una giovane di 17 anni. È significativo quello che disse il padre di Beth, che era questa ragazza inglese, a cui dobbiamo molto, perché purtroppo anche una morte ha un significato sempre profondo, per quanto sia drammatica e triste. Il padre diceva a Beth che voleva diventare una cantante, che quindi aveva tutti questi sogni. Quando ha saputo del lockdown di 3 mesi, per lei 3 mesi gli sembravano 300 anni. Ed è esattamente come questo lo vive, viene vissuto da un adolescente. Il percorso cerebrale, la sua interpretazione del mondo è questo, che è molto diverso da quello di un anziano. Io non credo che le due cose siano opposte, credo che Opposto, ho siano parte capito. dello stesso mondo. Le chiedo ancora perché l'uscita dell'ordinanza regionale ci impone poi di tornarci sopra, quindi le chiedo ancora solo questo. Prima, no, c'è stata una studentessa che ci ha inviato una mail dove faceva presente una cosa che può sembrare, ne discutevo pochi minuti fa. Dice, io mi sto per laureare, molto probabilmente dovrò laurearmi via, come si dice, via webcam, eccetera, eccetera. Non potrò stringere la mano al mio relatore, non potrò salutare la commissione, non potrò celebrare questo momento assieme alla mia famiglia, agli amici, eccetera. Perché un momento come un appuntamento come quello della laurea, al di là del percorso di studio, teniamolo fuori da questo momento, da questo punto di vista, però perché è così importante per questa ragazza l'idea di non poter, come dire, non potersi laureare nel modo tradizionale, come ci siamo laureati noi, con la cerimonia, con tutte quelle cose. Perché è ancora sentito questo momento, questa cerimonia? Perché quella ragazza giustamente individua quel momento, come è giusto che sia, come un rituale di passaggio. I rituali di passaggio sono sempre stati in tutta la storia dell'uomo. Sono cambiati, ma ci sono sempre stati e sono fondamentali. E sono fondamentali soprattutto se vissuti in gruppo. Mai come adesso noi abbiamo bisogno di avere gli affetti più cari vicino a noi, di cui ne sentiamo la mancanza, e la comunità è molto importante, per cui questa ragazza sta esprimendo un'esigenza sana, un'esigenza adeguata, ma in questo momento traumatico le risposte che dobbiamo dare è cercare di creare qualcosa di similare, nel senso che lei ha bisogno di questo e lei come tanti altri. Non sarà ovviamente una laurea come quella che si era immaginata. Lei, come altre persone, magari devono sposarsi, cioè tutti i rituali di passaggio, cose importantissime di un amore grande in cui è necessario condividerlo con l'affetto di tutti quanti. Andrà Allora, quindi. l'affetto in questo momento dovrà essere mediato dai social o come ci stiamo giustamente parlando io e lei, ma comprendo l'esigenza di questa ragazza perché è necessaria, così come è necessaria fare proprio fronte comune a tutti quanti. E questa è l'occasione per impostare una società in cui la vicinanza, l'uguaglianza e la solidarietà siano delle cose veramente garantite. Dobbiamo solo trovare degli strumenti per realizzarle così. Grazie dottoressa per essersi collegata con noi. Noi abbiamo ancora in arrivo questo appuntamento per discutere di Agatha Christie, no? Più avanti. Esatto, Grazie, grazie. Grazie buona domenica. Buona domenica. a lei, buona domenica a tutti.